mondiale, queste cine tu. School movie, amore, school movie, cuore. Motore, azione, c'è school movie, cine tu. I have a dream. Motore, azione, school movie, cinema, passione, educazione. I have a dream. Vera passione. Prova a sognare insieme a noi con cine tu. Continuano le puntate della sesta edizione School Movie Cine 2. Scopriremo puntata dopo puntata i finalisti di questa sesta edizione che appunto si contenderanno il titolo il 19 luglio al Giffoni Film Festival. Oggi siamo ad Agropoli per scoprire il finalista e quindi il vincitore della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo. E allora andiamo a conoscere insieme i protagonisti. Causando impresión cada día cuando levanta. Allora, com'è quest'anno School Movie? Com'è il video? Come te lo aspetti? Non lo so. Potrebbe andare bene, potrebbe andare male. Allora, com'è partecipare a School Movie? Bello, emozionante. Qual è stata la cosa più facile e quella più difficile? La più facile è farmi riprendere, la più difficile è interpretare. La cosa più facile è fare una sola scena, perché ho fatto una sola scena. La cosa più difficile è aprire la bocca nella scena. La cosa più difficile è fare bene l'unica scena che ho fatto. Ah, bellissimo! Voi siete fiduciosi, sì! Diciamo, non la vedo bene quest'anno, non so perché. Ma dai, ma bravi, batti il 5, così si fa. Siete felici stasera? Sì! Vi siete divertiti fino ad ora? Sì. Che vinca il migliore, ovviamente. E al mio 3, viva School Movie! Uno, le mani al cielo! Uno, due, tre! Viva School Movie! Era controllar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Perché non bajamos a la playa? Oggi giornata speciale perché avremo anche i video dell'Unione Comuni Alto Cilento, quindi salutiamoli tutti e ovviamente ospiti anche i comuni di Orria e di Ogliastro Cilento. È sempre un'esperienza nuova, divertente, piacevole e ricca di stimoli. È la mia prima esperienza, però è stata un'esperienza bella, positiva, una cosa molto bella soprattutto per i ragazzi oltre che per noi docenti, perché permette ai ragazzi di crescere e di sperimentare quello che noi facciamo in classe al di fuori mediante un progetto che penso che sia una bellissima cosa. Domenica, hai fatto grande il Cilento a Giffoni, a Roma, a Montecitorio, ricordi quante esperienze belle grazie, l'anno scorso? Grazie a School Movie per l'esperienza bellissima che ho offerto alla nostra scuola. Al Cilento, viva il Cilento! Sì, allora, innanzitutto grazie a te, perché vedo che la manifestazione ogni anno cresce sempre di più e questa è una soddisfazione anche nostra, di amministratori, di chi ha creduto in te, di chi ha creduto in questo progetto. Un progetto che tende a valorizzare i ragazzi delle scuole medie e quindi della loro creatività, la loro voglia di partecipare. Quindi già il fatto di partecipare, quindi l'adesione che è sempre crescendo ogni anno di più, dimostra la bontà dell'idea e questa è una tua soddisfazione sia come amministratore ma soprattutto consentimi anche come genitore. Quindi... Che dire, primo anno per voi? È vero, è il primo anno, i ragazzi sono rimasti entusiasti, quindi siamo contenti di aver partecipato e spero che sia solo l'inizio di una collaborazione con School Movie. Questo è un progetto interessante soprattutto perché far crescere i bambini li impegna e poi tocca temi importantissimi e quindi non solo scuola come scuola ma scuola come scuola di vita e quindi School Movie diventa un momento di vita. Evviva School Movie! Face to face, the back of your car, and you swore we'd never go this far. Hit me up 6 months later, asking me for another favor. And you know I never say no, asking me just to tell me I should go. Fast forward, now we're together. In the end, feeling strange. È una manifestazione
che anno dopo anno cresce e che, devo dire, ha instaurato una sana competizione tra le varie scuole. Tanti sperano nella vittoria finale, anche perché sono dei progetti ad alto valore rieducativo, educativo, perché si riesce magari a collimare quella che può essere la passione artistica, come per il cinema, con quelle che possono essere magari le abilità che hanno gli studenti e la possibilità magari di impegnarsi nel sociale, impegnarsi in attività che riescono, diciamo, ad impegnare il tempo libero dei ragazzi senza stare non stando solo sui libri, ma anche in attività che possono essere più piacevoli. Questa iniziativa, che può sembrare soltanto allegria, gioia, sorrisi dei bambini, invece è di grande valore, perché si affrontano temi ogni anno importanti. È un semino che mettiamo all'interno del cervello, del cuore, della sensibilità dei bambini, che sono valori che si troveranno anche poi quando saranno grandi. Questo ci auguriamo. Bisogna iniziare da piccoli, e School Move è uno strumento di educazione più che un momento di gioia, di allegria, e anche quello, però, è soprattutto un momento di educazione, un momento di semina di valori. Ritorniamo ai video dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo. Andiamo a cogliere le emozioni e le impressioni dei docenti proprio dell'istituto e quindi della scuola secondaria di Agropoli. E volevo dire che è stata un'esperienza costruttiva ed evolutiva, dove il protagonismo è stato corale, per cui tutti si sono sentiti protagonisti e hanno raggiunto veramente il massimo. Quando poi l'esperienza è così assoluta, io credo che sia edificante per tutti. Ed è giunto il momento di cominciare la serata. Io vado sul palco. Che parole io e te, non ho avuto occasione, sai com'è. Vince e rappresenterà quindi la città di Agropoli alla finalissima School Movie il 19 luglio. Il titolo del video è Sbaglio chiamare. Con te. Eccoli qui i vincitori del premio Comics. Siamo tutti a Giffoni. Come avete fatto prima? Benito! 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 Allora, ve l'aspettavate? No. Allora, il più cattivo è stato lui, Lorenzo. Io sono tornato per primo. Facevi lo scherzo a Benito. Vabbè, ma io ho chiamato, ho fatto un poco tutto. Il bulletto. Ma in tutto ciò, la professoressa che abbiamo finito tardissimo quel giorno, ti ricordi? Certo, ma è sempre un piacere lavorare con loro, sono pronti, disponibili a fare qualunque cosa, pronti ad imparare, a apprendere per crescere. Complimenti ragazzi, sempre così. Ci vediamo a Giffoni? Sicuramente, a Giffoni! Tutto per una ragione, e la ragione magari sei. Allora, questa è la t-shirt che vi porterà dritti a Giffoni. Ve l'aspettavate? No. Sì. Complimenti davvero. Il titolo del video è? A sbaglio chiamare. Quindi ci vediamo a Giffoni, il momento più bello e più emozionante di questa serata. Qual è stato? Allora,
quando la prima azione, quando abbiamo scoperto che abbiamo vinto. Ce ne andiamo a Gifoni, ce ne andiamo a Gifoni. Complimenti davvero a tutti i partecipanti, sono stati bravissimi, ancora una volta compito arduo per la nostra giuria decretare il vincitore. Anche questo è stato un momento bellissimo di School Movie, questa sera abbiamo premiato due grandi interpretazioni, uno è Sbaglio chiamare e l'altra è il premio Comics che è andata a un'altra bellissima interpretazione. Ci ha colpito moltissimo soprattutto la storia di Sbaglio chiamare perché parlava della violenza soprattutto sulle donne. Diciamo che da non sottovalutare anche tutti gli altri video che abbiamo visto e facciamo i complimenti a questi bambini perché sicuramente si sono impegnati tantissimo e complimenti sia ai bambini, ai professori e anche chi c'è dietro, ovvero Nicola e Enza. Appunto, complimenti a tutti quanti perché è stato anche bello vedere come i ragazzini o comunque i bambini siano così, possono essere ancora così creativi e danno veramente un bel messaggio anche tutto quello che stiamo ascoltando di bambini che purtroppo non vogliono proprio più aprire il cervello e fare queste cose, quindi è davvero un bel messaggio da veramente portare in tutte le scuole. Viva School Movie! Viva School Movie! Viva School Movie. Ecco a voi i video che hanno vinto la tappa per la scuola secondaria di primo grado di Agropoli. Nacque nel quartiere di Brancaccio, a Palermo, che però poi lasciò per seguire gli studi per diventare prete. Don Puglisi, dopo anni, ritornò a Brancaccio con l'intenzione di liberare il quartiere della mafia. Iniziò a salvare i ragazzi che stavano in mezzo alla strada. Allora iniziarono a dare avvertimenti finché non la aggredirono. Scusami, non lo farò più. Ti amo. Ari. Tutto ok? Sì. Sicura? Sì. Arianna, cosa ti sta succedendo? Cosa c'è che non va? Ma niente, va tutto bene. Devi stare solo zitta, sei solo una cretina. Se non sai le cose, non devi parlare. Cretina! Ma devi stare solo zitta! Che ultimamente le cose tra me e Federico non funzionano. C'è qualcosa che posso fare? No. Lasciami stare. Allora, cosa ti ha detto? Mi ha detto che le cose tra lei e Federico non vanno molto bene. Che cosa possiamo fare? Perché non andiamo a parlare con Federico? Federico, ti possiamo parlare? Sì, ditemi. Volevamo sapere che cosa stava succedendo tra te e Arianna. Ma niente ragazzi, voi la conoscete, sa solo lamentarsi. Comunque non datele retta. Cosa hai detto a quelli, eh? Di chi stai parlando? Oh, tu sai benissimo di cosa sto parlando. Sei andato a lamentarti da loro. La cosa che sai fare meglio.
Ma tu non puoi parlarmi in questo modo così. Ah, e chi me lo dice? Una stupida e inutile ragazzina come te? Non ti permettere mai più. Ciao, come va? Non bloccarmi anche qua, sai, non ho niente da dimostrarti o che non dimostro manco l'età. Scusa, ma la miglior difesa per me è l'attacco di panico. Buchi nell'acqua ne ho fatti tanti che ho fatto a piedi l'Atlantico. E va bene, sto bene, fra di noi c'è un cratere, puoi cadere. Fare sbagli ci viene, solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati su quei vetri. Ho un telescopio a casa e guardo sempre su quei cieli, perché tu mi scrivi solo se sei lì nei pianeti e fa male. Sì, ma non ci devi pensare, nella mia testa c'è una tempesta e non è temporaneo questo temporale. Sbaglio a chiamare, sbaglio a chiamare. Niente da fare, lasciami stare, tutto è normale. Abbracciati da sola che ora me ne devo andare. E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai. Ciao Arianna, scusami, mi dispiace tanto per quello che è successo ieri. Ho sbagliato, lo so, non lo farò più. Lo sai che ti amo. Ah, davvero? Quante volte ho detto questa frase per poi ricominciarmi a fare questo? Basta, sono stanca di tutto questo. Non voglio vederti più. Adesso quello che se ne deve andare sei tu. E non mi ascolti mai. Resti sempre raggiungibile. E ti avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda una meta vale l'altra, vivo con la mia valigia fatta. Inutile che l'unica scappa perché il destino segue la mia mappa. Ho le frati nella pancia come se mangiassi baci per routine senza togliere la carta. Ti do quattro baci sulla guancia, due per te, due per la doppia faccia. E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai. Perché non facciamo uno scherzo a Benito? Sì, dai! Facciamo! E che cosa potremmo fare? Perché non lo chiamiamo, lo facciamo venire e poi noi ci facciamo trovare? Sì, dai! E chi lo chiama? Vabbè, chiamalo tu, Lorenzo, vai! Va bene, lo chiamo io. Ciao, Benito! Perché non ti raggiungi gli scaloni? Siamo tutti qua. Ok, ciao. Ho detto che sta venendo, due minuti. Ma dove siete? Non vi vedo. Io sono agli scaloni. Ma come scaloni? Ma... Io avevo detto ai giardini. Ok, vengo. Vabbè, ciao. Into my gravity, just let me ride your fantasies. Welcome to my galaxy. Don't stop the beat, don't follow my, follow my, follow my, follow my.
Oh ragazzi, sta chiamando Benito. Ragazzi, sta chiamando Benito. Silenzio, silenzio. Ragazzi, ragazzi, dove siete? Io sono ai giardini pubblici. Ma qua, ma noi siamo al porto. Ma cosa hai capito? Stiamo al porto, dai, vieni qua. Ok, ho capito. C'è cascato di nuovo. Hey, you there, can we take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. Vieni ragazzi, ma è venuto. I'm standing in naked. Zitti, che se ci sente? Ragazzi, ma è più di un'ora che sta lì da solo. Forse abbiamo esagerato un po'. Sì. Dai, andiamo da lui, mi dispiace, anche a me. Dai, venite. Andiamo. Ragazzi, sapevo che sareste venuti, ma che giro avete fatto? Per questa puntata è proprio tutto, continuate a seguirci sui nostri canali YouTube e sulla nostra pagina Facebook, cliccate mi piace e naturalmente ricordate sempre, evviva School Movie!